Buongiorno a tutti, oggi vi parlo di questo libro, I Guardiani della Soglia, il sottotitolo Il Romanzo del Tempo e del Destino di Marco Cesati Cassin, casa editrice Sperling e Kapfer. È edizione cartonata, costa 17 euro e le pagine sono 287. 287, le ultime due o tre pagine sono le note dell'autore, i libri che si possono leggere per approfondire. La prefazione di Roberto Giacobbo. Roberto Giacobbo, anche lui, aveva scritto un libro sull'aldilà. Marco Cesati Cassin non è alla sua prima opera, questo è il suo terzo libro. Il primo libro che ha scritto è Il ricercatore di emozioni, che è stato pubblicato dalla casa editrice La Lepre nel 2011, un libro che io avevo letto per caso perché l'ho trovato in biblioteca e mi è piaciuto tantissimo. Sono quei, come anche i Guardiani della Soglia, quei libri pieni di spiritualità, di concetti spirituali, insomma, di concetti che tante volte per la nostra concezione sono nuovi. Però mischiati con il thriller, insomma, sono romanzi veramente avvincenti, ma che ti lasciano qualcosa di più del puro divertimento per vedere come va a finire la storia. Ho scoperto qua che lui ha pubblicato anche un saggio, sempre con la Sperling & Kupffer nel 2012, Non siamo qui per caso, che mi piacerebbe recuperare perché i suoi libri mi sono piaciuti molto. Marco Cesati Cassin è del 1961 e per tanti anni ha lavorato nella gestione alberghiera. Poi a un certo punto ha avuto questo cambio di rotta che fortunatamente ha avuto perché, come ho detto prima, i suoi libri mi piacciono molto. Allora, questo è uno di quei libri, non so se... Ah, questo è l'autore, anche un bell'uomo. Non so se voi lo fate, io quando ho tempo, che sono in una bella libreria, lo faccio, prendo un libro che mi attira e leggo le prime pagine. Ecco, se voi fate questo lavoro con questo libro, il libro ve lo dovete portare a casa, assolutamente. Il libro comincia così, vi racconto solo le prime due o tre pagine, quindi non è spoiler o niente. Un ragazzo, adesso non mi ricordo se è in Cina o in Giappone, comunque in Asia, litiga con l'amorosa. Se ne va via in moto, correndo come un pazzo, sotto la pioggia, fa l'incidente in moto, pesta la testa, si rompe addirittura il casco e lui muore. Gli succede la solita, non la solita, l'esperienza che normalmente si conosce, per sentito dire, di quello che succede quando si muore, nel senso il tunnel di luce, lui che passa attraverso il tunnel di luce, dall'altra parte c'è la nonna che lo chiama, che gli dice vieni da me, e poi a un certo punto invece si sente risucchiato indietro, torna nel suo corpo e prende coscienza, diciamo, riacquista coscienza, si accorge che sta piovendo, quindi si accorge che bene o male è ancora vivo, male dappertutto. Nel giro di pochissimo tempo arriva un elicottero con degli infermieri che lo caricano sull'elicottero, quindi lui è rinfrancato, sa che si salverà, insomma. Se no che questo elicottero, invece di andare verso l'ospedale, va verso il mare, a un certo punto sente aprire il portellone dell'elicottero e lui viene buttato giù, con attaccato, lui era sulla barella, con attaccato alla barella un pezzo di cemento, un blocco di cemento, in modo che affondi giù nel mare e che di lui non si sappia più niente. Cavoli, leggi un inizio del genere, cioè, cos'è? Ma perché? Dopo, ovviamente, nel libro viene spiegato perché succede questo. Quindi già dall'inizio ti cattura. È un libro che, volendo, si legge velocemente, però ci sono dentro tanti concetti che ti fanno riflettere. Quindi io non l'ho letto tutto d'un fiato, perché ho voluto leggere bene, non correre avanti per vedere cosa succedeva. Passato questo primo capitolo, diciamo che una presentazione del libro, ci ritroviamo a Milano con questo Matteo, che è il protagonista del libro, che appunto di professione si occupa di emozioni, di spiritualità e viene contattato da un certo Louis Berger, che è una persona svizzera, una persona molto ricca,
che sta per morire. Ha scoperto che ha un tumore e ha pochi mesi di vita davanti. E questa cosa l'ha mandato in crisi, nel senso che è logico che uno va in crisi se si sa, se si sente dire che deve morire fra poco. Però, cioè, lui guarda indietro verso la sua vita passata e vede che la sua vita passata è stata tutta un accumulare soldi, ma non per ingordigia. Cioè, lui ha sempre messo in primo posto il lavoro e ovviamente il lavoro gli portava i soldi, questo sì, però insomma la sua vita era stata più improntata sul materiale che spirituale, mentre adesso questa notizia lo obbliga a pensare, a tirare le somme della sua vita. E quindi quest'uomo, Kurt Berger, dà l'incarico al nostro Matteo di trovargli un'isola dove lui possa andare a passare gli ultimi giorni della sua vita, un'isola bella, un posto stupendo dove si possa stare bene, dove lui possa stare bene, possa recuperare il suo io, diciamo, dove possano andare a trovare i suoi parenti, i figli. Insomma, un modo per passare in serenità questi ultimi giorni che gli restano di vita. E quindi Matteo parte alla ricerca di quest'isola. La ricerca dell'isola è un pretesto per tutto quello che poi succederà nel libro. L'autore sostiene che niente succede per caso e quindi anche questo non è successo per caso, le coincidenze non esistono. E quindi se il protagonista poi nel libro, nella storia, fa tutte quelle esperienze che ha fatto, è per un motivo. Questo libro è, come vi ho detto, sulle esperienze di pre-morte. E questi personaggi che sono andati a prelevare questo ragazzo di cui vi ho detto all'inizio che ha fatto l'incidente, che è ritornato indietro dalla morte e che poi hanno ammazzato, non sono altro che i guardiani della soglia. I guardiani della soglia sono quelli che impediscono che le persone che hanno esperienze di pre-morte possano raccontare al resto del mondo che cosa sia la morte. Questi guardiani della soglia sono, come dire, stipendiati, ricevono il loro incarico dal club Bilderberg. Non so se conoscete il club Bilderberg, si chiama così dal nome di un hotel in Olanda dove si sono riuniti per la prima volta. Questi membri del club Bilderberg sarebbero quelli che reggono i fili del mondo, che governano il mondo in maniera occulta. E questi appunto non vogliono che la gente racconti quello che succede nelle esperienze di premorte. Non vi dico il perché, dovete scoprirlo da soli, perché io per tutto il libro mi sono detta: ma cosa me ne frega quelli del Club Bilderberg delle esperienze di premorte? Poi però ho avuto la spiegazione dall'autore stesso. Nel libro c'è l'idea che noi siamo sulla Terra per uno scopo ben preciso, per portare a termine un compito ben preciso. Quindi, se tu per caso muori prima di avere portato a termine il tuo compito, vieni rispedito, vai, torna, finisci quello che devi fare e ripresentati dopo. Questo detto proprio in poche parole, il concetto, no? Voglio leggervi una parte che io ho intitolato La parte della divina insoddisfazione. Allora, questo signore, questo Kurt Berger, quello che sta per morire, comincia appunto, come ho detto, a riflettere sulla sua vita, su che cos'è la vita, su che cosa ci siamo a fare su sto mondo. E a un certo punto dice: avvertivo in me e in lui una grande sete di Dio, una sorta di divina insoddisfazione, ovvero quello che i mistici definiscono lo smanioso struggimento dell'anima. Questa è una cosa che ho provato pure io, quindi mi sono sentita molto in sintonia, cioè nel momento in cui abbiamo bisogno, cominciamo a pensare ad avere bisogno di qualche cosa che ci aiuti, di qualcosa più grande di noi, che secondo noi sia in grado di darci un aiuto. Quindi lui, nonostante avesse avuto una vita senza problemi, una vita agiata economicamente, però alla fine capisce
che gli manca quel qualcosa, perché comunque secondo me tutti quanti cerchiamo qualcosa di spirituale, cioè non ci accontentiamo di una esistenza materiale ad accumulare o chi non ha interessato ad accumulare, ma insomma, cioè, il nostro spirito cerca di ascendere, sia che ne siamo consapevoli o meno. E quindi, ovviamente, quando ti trovi nel momento del bisogno, te ne rendi conto in maniera più forte che magari in un altro momento. Nel libro poi viene presentata anche la teoria dell'akasha. L'akasha è un luogo, ovviamente non si sa se esiste, dove ci sono, dove c'è registrato tutto quello che succede nella Terra, una specie di grandissimo film di registrazione di tutto quello che è successo della nostra storia, di ognuno di noi. Viene anche presentata quella, come posso dire, non è una teoria, c'è un posto in India dove viene scritta la storia di ognuno su delle foglie di palma, oddio, non mi ricordo di che albero. E il protagonista si reca lì anche per sapere, Matteo dicono, quello che sta per morire, si reca per sentire la sua storia, perché anche lui, è logico, ha i suoi problemi come tutti quanti. E questo posto esiste veramente in India. Tu vai là e lui spiega, credo che funzioni veramente così, non so, questo non lo so. Tu vai lì e c'è l'addetto praticamente che ti legge quello che è scritto sulla tua foglia, cioè ognuno di noi ha la foglia, ma siccome noi siamo tantissimi miliardi di persone, le foglie ci sono solamente di quelli che andranno a chiedere che gli venga letta la loro foglia. Andate a cercare su internet, è una cosa molto interessante questa. Qui viene presentata la morte in una maniera molto positiva, viene presentata come una rinascita, non come la fine di tutto, ma come l'inizio di una nuova vita. Cosa posso dirvi ancora? Io sono rimasta per molto tempo a chiedermi perché l'autore ha messo insieme una cosa come la spiritualità, le esperienze premorte, l'akasha, il nostro bisogno di ascendere verso qualcosa di più divino, con il club Bilderberg, che io lo trovo una cosa terra terra. La spiegazione è semplice, dopo che l'ho letta, ovviamente, però è una cosa che mi ha fatto riflettere e io credo che chiunque legga questo libro si trovi costretto a riflettere perché sì, ribalta magari le convinzioni che ci sono state date su quello che riguarda la morte. Insomma, è un qualcosa oltre la soglia. quindi io vi consiglio veramente di leggere questo libro. È scorrevole, i concetti sono espressi in maniera molto chiara. Certo, a volte sono un po' ostici, ma sono ostici perché noi abbiamo avuto, noi europei, abbiamo avuto un imprinting, un'educazione che è diversa da quella che stiamo sviluppando adesso. Cioè, questo libro aiuta a sviluppare le coscienze, ci aiuta a fare quel salto verso un gradino più alto, secondo me. Adesso, cioè, non prendetemi per matta, io credo che l'essere umano si stia evolvendo e non in peggio, sta cercando di evolversi meglio nonostante tutte le difficoltà che incontriamo, nonostante tutti la crisi economica, per esempio. Questa è una cosa che ti tira verso il basso mentre tu cerchi di andare verso l'alto. Però questi libri aiutano a svegliarci, secondo me. Quindi vi consiglio di leggerlo, vi faccio di nuovo vedere la copertina, I Guardiani della Soglia di Marco Cesati Cassin. Casa editore Sperling & Kapfer, che ringrazio per avermi spedito il libro. Ciao a tutti e grazie per aver visto il video. Ciao!